Con noi in studio c'è Luca Caprara, al telefono abbiamo anche un ospite che è un grande piacere avere in linea con noi, Mattia Priori. Ciao Mattia. Ciao Mattia. Ciao Mattia. Ciao. Allora, Mattia Priori è qui per un motivo. Ce lo spiega Luca, esatto. C'è un grande evento che parte domani. Eh sì, perché parliamo di uno dei festival più importanti della Regione Marche, tra l'altro in pochissimi anni è diventato un festival veramente importante a livello non solo regionale ma proprio nazionale e internazionale, e qua abbiamo con noi a parlarne Mattia Priori, che è il direttore organizzativo di Anima V. Eccoci qua. Partite domani, giusto? Da domani al 14. Partiamo domani, sì, appunto ascoltavo il fatto che avete notato che questo festival è cresciuto molto in fretta, no? Talmente tanto in fretta che io con la mano sinistra mentre parlo sto scrivendo il programma della giornata di domani, perché qua ci dobbiamo arrangiare in qualche modo a fare tutte le cose, quindi se faccio qualche errore perdonate. Senti, ma a parte questo vi racconto di quello che facciamo prima di tutto, però utilizzo sempre questi spazi un secondo per ringraziare tutti i volontari che collaborano con noi al festival, perché Anima V è un festival a trazione volontaria, quindi chi ci mette il lavoro, il tempo, l'impegno va sempre ringraziato prima di parlare di quello che facciamo. Certo, lo bello faccio questo. Anche adesso. Niente, Anima V è un'idea nata da Simone Massi, un mio amico, mio concittadino qui di Pergola, che sicuramente conoscerete perché lui è regista d'animazione, uno dei registi più noti di animazione d'autore italiana. E che tempo fa, circa 5-6 anni fa, mi ha detto: ma perché non facciamo insieme un festival dedicato all'animazione d'autore? E io, insieme con lui, abbiamo iniziato a mettere a punto una squadra e ci siamo buttati in questa avventura. Da lì è nato Anima V, questo festival che per la quarta volta, perché siamo alla quarta edizione, parte domani, e che ogni anno vede proiettare e portare un po' alla ribalta film d'animazione di autori che spesso sono sconosciuti ma che realizzano delle vere e proprie opere d'arte, perché si tratta di film molto molto importanti, di cartoni animati, tra virgolette, d'autore, che sono delle opere d'arte in movimento, io un po' le definisco così. Bella questa cosa di andare a cercare come contenuto per un festival l'animazione d'autore, che mediamente, a parte il Giffoni, che poi però più che animazione lì si occupa proprio di un target, no, giovane, non mi vengono in mente altri festival, importanti. Non credo, ed è una unicità è fatta a molto, livello molto talmente bello. Alto che veramente il consiglio spassionato lo facciamo noi al posto di Mattia in questo momento, è andate ad Anima V, perché veramente vedrete dei piccoli grandi capolavori, e se non li vedete lì è difficile poi recuperarli e vederli. Senti Mattia, il festival è a Pergola e dintorni, Pergola in provincia di Pesaro. Pergola in provincia di Pesaro, una cittadina piccolina nella quale io abito da sempre. Ok. E noi il festival lo realizziamo qui. Lo realizziamo qui perché l'animazione d'autore, molti non lo sanno, non lo notano, ma è un prodotto culturale tipico del nostro territorio. A pochi chilometri da Pergola c'è Urbino, c'è la scuola del libro di Urbino, ad esempio, che è una delle scuole più importanti a livello europeo, attraverso la quale passano un grande numero di animatori, di giovani animatori che poi si dedicano all'animazione d'autore. E quindi proprio siamo nel territorio di questa dell'animazione. E proprio per questo il festival è nato, certo, qui, e nasce a Pergola e poi si sposta anche nelle cittadine limitrofe, Cagli, piuttosto che Castelleone, dove faremo un evento venerdì 12 molto importante e singolare. E quindi quanti film proiettate in questa edizione, Mattia? Durante l'edizione vengono proiettati 16 film finalisti di autori che provengono da tutto il mondo e diciamo sono coloro che si giocano il premio del vincitore, il nostro bronzo dorato. Ah, ok. E, tra l'altro la giuria quest'anno è una giuria molto figa, io la definisco, perché in giuria c'è anche il cantautore Bruno Risas. Bello. Sì, che sarà con noi domenica qui al festival proprio a consegnare il premio vincitore. Poi abbiamo in giuria un maestro dell'animazione mondiale, Jerzy Kucia, che è un polacco bravissimo, e poi non so se conoscete Mimmo Cuticchio, che è un grande del teatro italiano, quindi sì. Una giuria variegata che tocca tanti aspetti, è la poesia, la,
diciamo, l'arte teatrale, proprio perché insomma cerchiamo di mixare questa animazione d'autore proprio con personaggi che provengono da altri mondi per capire poi quello che succede. Ok, quindi diciamo la formula è quella classica del festival, cioè ci sono una serie di film, ci dicevi 16, che vengono proiettati, che la giuria visiona, che il pubblico può vedere e che poi alla fine, tra i quali poi alla fine si sceglie il vincitore. Esatto. Questa giuria che vi ho nominato fa la sua scelta a nome del vincitore. Un vincitore viene decretato anche dal pubblico, che può votare durante le nostre serate. Okay. Il format della serata è molto simpatico perché oltre alle proiezioni ogni sera è dedicata anche ad un componente della giuria o ad un ospite speciale del nostro festival, quindi ci sarà l'incontro con Mimmo Cuticchio, poi la proiezione di alcuni film, l'incontro appunto con Bruno Risas, l'incontro con Jerzy Cusa e poi avremo un ospite speciale venerdì che è Valerio Mastandrea. Sarà da noi e proprio per parlare con noi d'animazione. Con lui faremo anche un evento molto particolare il venerdì pomeriggio, un evento nuovo che ci siamo inventati in aggiunta alle nostre serate, all'anfiteatro di Castellone di Suasa, l'anfiteatro romano. All'interno dei ruderi ci sarà lui che leggerà dei testi dedicati alla rivoluzione culturale che aspettiamo tutti ma che non arriva mai e dibatterà un po' con degli ospiti musicali tra i quali anche gli Zen Circus, Maria Antonietta, quindi ci sarà da divertirci. Bello. Questo evento molto... all'anfiteatro a Castellina di Suasa, hai detto venerdì? Venerdì 12 alle ore 18. Ah, okay. Facciamo al calare del sole. Vabbè, suggestivo. Fino a quando non c'è più la luce. Bello, e poi ci spostiamo tutti al nostro cinema all'aperto a Bergamo per vedere i cortometraggi. Ah, perché le proiezioni vengono sempre all'aperto? Beh, certo, il cinema d'estate. Sì. Che figata, ragazzi. Che figata. Ma soprattutto perché noi siamo l'unico festival di cinema che viene fatto in una cittadina dove il cinema non c'è. Quindi non abbiamo alternative. Giustamente. Per la serie di necessità virtù. Di necessità virtù. Che storia, ragazzi. Esatto. Mattia, un grosso in bocca al lupo per l'edizione 2019 del festival. Facciamo citare a Mattia perché lui giustamente ha parlato delle giornate del festival, ha parlato della giuria, dei corti, degli ospiti, ma ci sono ancora due ospiti che saranno una propaggine del festival, se dico bene Mattia, e sono due nomi straordinari, enormi. E quindi Mattia devi farci questi due nomi. Certo, vai. Ma io l'avevo tenuto per il finale. Allora, il premio all'arte della recitazione quest'anno andrà a Tony Servillo, che sarà con noi il 21 di settembre, perché noi, siccome siamo un festival piccolo, quando questi giganti del mondo del cinema ci dicono ma io potrei venire a settembre, noi gli diciamo va bene, c'è anche a settembre. facciamo un posticipo, ci mancherebbe. Quindi l'abbiamo fatto l'anno scorso con Alvaro Orvacher, lo facciamo quest'anno con Tony Servillo. Ma il premio un po' più importante che diamo è tutti gli anni il premio alla carriera. L'anno scorso è stato conferito da noi a Wim Wenders, che è stato con noi 3-4 giorni qui a Pergola nelle Marche. Cavolo. Gli anni prima a Kusturica e a Sakurov. Quest'anno avremo un grande regista americano che da tanto tempo non viene in Italia, che si chiama Jim Jarmusch. Ancora rido perché non ci credo. Ma ragazzi, non scherzate niente, non scherzate. Cavolo. Che bravi. Tra l'altro ha fatto un film da poco, no? Ne abbiamo parlato. È passato aperto a Cannes. Aperto Cannes. Cannes. Cavolo, bellissimo. E con lui l'incontro quando è previsto? Ancora non sappiamo, comunicheremo la data durante i giorni del festival. Stiamo attendendo la sua conferma e dedicheremo a lui proprio delle giornate dedicate. Quindi diciamo poi sui nostri social network, Canali. Potete fare riferimento per avere tutti i dettagli del programma anche al sito Anima V, cercate Anima V Pergola, provincia di Pesaro, e trovate tutti i dettagli di questo festival che parte domani e che va avanti fino al 14 luglio, cioè fino a domenica, giusto? Fino a domenica. Esatto. Mattia, grazie mille del tuo tempo e un grosso in bocca al lupo per l'edizione 2019 che ci dicevi è la quarta, giusto? È la quarta. La quarta di tantissime che seguiranno, perché se continuate così andate benissimo alla grande. Grazie di essere stato con Mattia. Noi.